ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Giochiamo contro Sacho Vibukovsky, giocatore cieco. Giochiamo la nostra Blitz del sabato e ci gioca la Trompovsky con Alfiere G5. Qua noi giochiamo la variante più aggressiva in assoluto, che è C5. Su C5 il bianco solitamente o mangia in F6 o gioca D5, ma lui opta per E3, che è una mossa che non conosco, però immagino che il cavallo E4 qui vada più che bene. Il cavallo si centralizza attaccando l'alfiere e qua il nero non può avere una brutta posizione, secondo me, dopo D5 o qualche altra mossa tranquilla. Ok, C3, cavallo C6, tiriamo fuori i pezzi molto tranquillamente. Alfiere F5 dovrebbe andare qua. In realtà sono un po' preoccupato di F3, ma su F3 penso di poter andare in D6 difendendo l'alfiere, quindi non sono troppo preoccupato. Su cavallo D6 può mangiare qui, però io non rimangio l'alfiere, ma devo prima scambiare questo, altrimenti mi cade l'alfiere in F5. E dopo alfiere per, lui decide saggiamente di mangiarsi un pedone. Questa è una possibilità che mi era sfuggita, però non penso che sia una tragedia per me, anche perché il mio alfiere delle case chiare diventa molto forte una volta che lo tolgo da questa posizione infelice. Per esempio lo potrei mettere in A6, da dove rompe un po' le scatole. Ok, il bianco giocherà cavallo E2 a rocco corto, quindi non è che gli impedisco l'arrocco, però l'alfiere in A6 sarà sempre una piccola spina nel fianco, secondo me. Quindi andiamo avanti con lo sviluppo. E6, okay, qua lui cambierà l'alfiere, ma 3 per F8, il nero ha un pedone in meno secco senza apparente compenso, ma okay, cerchiamo di fare un po' casino. Dopo re per F8 è molto difficile che svilupperò la torre, quindi magari ne approfitto per far partire una parvenza di attacco sul lato di re, in questo modo qua, contro torre H6, torre G6. In realtà un attacco molto speculativo, però Cosa devo fare? Pedone in meno, devo cercare di complicare al massimo la situazione. Portiamo anche questo cavallo in zona. Vedete che lui qualche debolezza se l'è creata. Cavallo F5, attacco E3. Quindi un po' di casino lo stiamo un po' creando, secondo me, perché arriva anche donna G5 qua, prima o poi. Ok, subito no, perché no, che non mi faceva impazzire. E4 forse è una mossa che dovevo prendere un po' più in considerazione. Forse è il momento di liberarsi di lui per cercare di entrare in G3. Questo può essere. Anche cavallo D6 non mi sembra male, sinceramente. Adesso c'è una discreta pressione in E4, quindi lui dovrà... Non so se può difendere questo pedone con donna C2. La mia posizione, secondo me, non è così male. È vero che è un pedone in meno, ma un po' di iniziativa, secondo me, qua esiste. È per D5, se il bianco si sistema con il suo pedone in più dovrebbe essere parecchio a posto, ma speriamo che ciò non accada. Cavallo E3, adesso anche donna G5, arriva attaccando il cavallo, devo calcolare un po' F4, ma a quel punto non so, donna H5... No, bisogna iniziare a esporsi un po', perché F4 comunque mi lascia la casa E4 per dopo. Cavallo G4 sembra buona, torre E6, devo spostare la torre perché era in presa.
qua anche il cavallo in E2 soffre un po'. Poi torre A8 e andiamo ad attivare al massimo i nostri pezzi. Effettivamente alfiere F5 all'inizio è stata un po' troppo leggera, diciamo. La speranza di reggere quella posizione era... Vabbè. Ok, per fortuna il mio avversario è sulla carta molto più debole perché ha soltanto 2100 blitz. Quindi... giocatore decisamente sulla carta più debole. Cavallo E5, non possiamo tenerlo, non possiamo convivere con un cavallo così forte in E5 per troppo tempo, quindi glielo rimuoviamo subito. Cavallo D7 è una mossa che non spaventa perché posso semplicemente muovere il re e dopo forse posso addirittura recuperare il pedone in questo modo, scambiando tutto in E2 mangiando F4. Forse sì, forse no. Torre per E2 ora è forzata. Non è che può inventarsi magie. Deve mangiare in E2. Sulla presa in E2 rimangio. Questo sicuro. E dopo su donna per E2 forse torre 8. La donna arriva a difesa di F4. Però un po' di gioco ce l'ho. Non gioco donna per perché ho paura che lui acquisisca parecchia iniziativa dopo donna E6 scacco. Troppa paura che lui possa, diciamo, avere controgioco. Gioco B6 e poi entro con i miei pezzi in E4. Non so se metterci la torre e il cavallo attualmente. Forse è meglio il cavallo. Però perdo H4. Non è semplice la situazione. Torre 4, torre F1. E devo difendere questo? Forse me lo mangio adesso. Me lo mangio adesso, ma mi lascia entrare in settima. Poi magari ho cavallo F5. Ok, blitz è un po' così. Bisogna cercare di tirare qualche pacco. E sperare che l'avversario non abbia il tempo per difendersi. Qua donna E3 sembra che abbia preso parecchia iniziativa. Ora a lui conviene probabilmente darmi il perpetuo qua, perché sennò entro con effetti clamorosi. Ha deciso di darmi il perpetuo. Ora decido io se giocare per vincere questa posizione. Ma penso proprio che la mia attività rimanga... anche se cambio le donne. Quindi provo a vincere anche con un pedone in meno. Questo in presa. Questa è la minaccia. Ok, adesso la torre in presa. Ma dopo torre D2 lui ha due problemi molto molto grossi. E adesso torre per D3 vince perché c'è questa tattica qui. Cavallo F2. Quindi anche oggi siamo stati fortunati e abbiamo portato a casa partita particolarmente brutta. Cavallo C1. Ora cade tutto, no? Cade il pedone in A2. Cade il pedone in D5. In caso di D6 avrei fatto tranquillamente in tempo a tornare. Qua partiamo con il pedone A. Okay, naturalmente... nel momento in cui il pedone D non è più un problema, dopo cavallo D8 il pedone A vince da solo, quindi questa è una posizione da abbandonare. Il cavallo scappa dall'attacco del re e niente, qui non minaccia più nulla. Quindi partita blitz del sabato, come al solito ladrata in una maniera sospetta. Vado giusto una piccola curiosità in apertura, perché non conosco questa E3. La Trompovsky con E3, infatti su 3000 partite di questo database 1500 hanno alfiere per F6, 1100 D5, poi c'è anche cavallo C3, che è una mossa molto importante qua, molto fastidiosa.
e anche di per C5 esiste, ma E3 non l'ho mai vista, quindi quale sarà la motivazione di sta roba? Perché non va bene. In realtà forse come ho giocato io va più che bene. Cavallo E4 penso che sia ok. Alfiere F4 e D5, magari siamo rientrati, esatto, siamo rientrati in qualcosa, in un'altra variante che non conoscevo. Dopo C3, cavallo C6, qua il computer dice che il nero sta bene e basta. Ah, G5, molto bella G5. Io ho giocato sta porcata qua, ma dopo F3 sono un po' incastrato, cavallo D6, qua mi perdo sto pedone in C5 senza che ci sia tutto sto compenso. Vedete, il vantaggio del bianco è abbastanza consistente, 0,60 0,70, quindi un buon margine. Però vabbè, blitz è ancora tutta da giocare, questa la coppia degli alfieri, lui si è indebolito un po', l'alfiere in A6 è molto fastidioso, quindi si può improvvisare. Ok, è tutto per questa blitz del sabato, ci vediamo domani con la blitz della domenica. Giusto fantasia oggi. Ciao ragazzi.